effetto Modena, i nostri stati generali, guarda avanti, vuole costruire, vuole sapere che caratteristiche avrà la Modena fra 10, 15, 20 anni. Noi quindi abbiamo bisogno di approfondire i grandi temi caratterizzanti, ben oltre la programmazione che riguarda un singolo mandato consiliare, perché vogliamo parlare della compatibilità fra il nostro stato sociale e le nostre risorse, vogliamo parlare della città da costruire e dei cittadini che l'abiteranno, vogliamo parlare del lavoro delle giovani generazioni e vogliamo che il capitale sociale, la grande ricchezza delle imprese, delle associazioni e del volontariato del nostro territorio torni ad essere al centro della progettazione della città futura. Due dati economici del nostro bilancio. Più del 50% della spesa corrente si trasforma in servizi sociali per i cittadini. Siamo la città che maggiormente nel centro-nord distribuisce servizi ai cittadini, cioè spende risorse per loro in questa direzione. Saremo duramente colpiti dai tagli del governo e le manovre che stiamo provando come associazione dei comuni per rispondere a questa brutalità nei confronti delle risorse dei comuni potrà avere solo qualche risultato. Noi comunque dobbiamo impegnarci per costruire un progetto che vada nella direzione di difendere il nostro stato sociale. Casa Natale di Enzo Ferrari, Museo Casa Natale di Enzo Ferrari, l'orgoglio di Modena che si realizza in un'opera straordinaria, aperta al turismo, aperta a dare all'immagine della città il giusto rilievo. È la Modena dei motori, la Modena della innovazione tecnologica, la Modena che vince, la Modena che si impone sui mercati. Una spinta molto forte per il futuro della nostra città. I prossimi 15-20 anni hanno bisogno di una grande spinta in cui si sappia imporre con forza un lavoro di qualità, una innovazione tecnologica che dà ai nostri prodotti una fortissima incisività sui mercati e soprattutto un nuovo modo di produrre che dia più opportunità alle giovani generazioni. Lo spostamento della linea ferroviaria storica da Modena verso Reggio Emilia determinerà un effetto molto importante su questo comparto della città. La ricongiunzione fra la Madonnina, dove siamo ora, e il villaggio artigiano dietro le mie spalle. Sarà un percorso importantissimo, nuove iniziative sulla economia, quindi capannoni nuovi, sulla residenza, residenze nuove, sulla viabilità, un nuovo modo per portarci da qua fino al centro storico. Sarà per noi un'occasione molto importante per sviluppare l'idea che abbiamo di città, e cioè il recupero. Questi sono territori che verranno completamente recuperati, una modalità di costruzione molto attenta all'ambiente, una capacità di introdurre sul territorio capannoni e attività produttive in linea con la Modena del futuro, e cioè molto aperta alla innovazione e al trasferimento delle nuove tecnologie. Modena è arrivata a traguardi veramente molto lusinghieri, facendo forza su una sua caratteristica, e cioè il rapporto fra le persone e l'interesse generale. Questa capacità di coniugare le proprie aspettative, le proprie aspirazioni con l'interesse di tutti. Questo si chiama capitale sociale. Quale sarà il capitale sociale di Modena fra 10-15 anni? Dobbiamo continuare a lavorare perché ci sia questo mondo di piccole imprese che guardano all'interesse della collettività e sappiano essere all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e dell'applicazione delle novità della ricerca. Dobbiamo fare in modo che l'associazionismo continui a salvaguardare l'interesse di tutti, che ci sia una grande collaborazione fra pubblico e privato nella gestione dello stato sociale e che ci sia un volontariato che continui con passione, con dedizione e con capacità di sacrificarsi nell'interesse di tutti. Nel
Nelle scorse settimane, Effetto Modena, i nostri stati generali, ha incalzato la città con tanti incontri. Le associazioni economiche, i comuni attorno alla città, la giunta provinciale assieme alla giunta comunale, il senato accademico, i dirigenti scolastici, le associazioni di tutti i tipi assieme a discutere del futuro della nostra città. È andato tutto molto bene, c'è stata molta spinta a discutere, adesso ci vuole altrettanta spinta a progettare. Noi invitiamo tutti questi soggetti a venire avanti con indicazioni concrete su quello che si dovrà fare nella nostra città, perché fra 10-15 anni Modena continui ad avere linee di avanzamento così forti da collocarci in una posizione molto significativa nel panorama nazionale e nel panorama europeo. Questo vuole essere Effetto Modena, e cioè la città che guarda il futuro dei giovani, il futuro in cui una società profondamente trasformata è capace di tenere saldamente in mano il proprio destino e la propria capacità di crescere.